Allora, il ciclo è andato benissimo e siamo molto contenti anche con l'assessore, con Umberto Germinale, abbiamo fatto questa scelta che sta pagando. Sono andati bene, la gente è stata contenta, numerosa, sono sempre stati degli incontri molto simpatici, a me piace fare delle presentazioni un po' informali, non cattedratiche, speriamo, anzi sono certo che anche con Bruno riusciremo a fare lo stesso anche oggi. Scavalliamo, passiamo alla seconda parte, per così dire, senza togliere nulla ai precedenti ospiti, un po' più prestigiosa, perché abbiamo Bruno Morchio, avremo il nuovissimo libro di Giuseppe Conte, che qui è un'istituzione, qui nell'estremo ponente ligure, e poi saltiamo a Levante, perché avremo Marco Buticchi con il suo ultimo libro. Marco Buticchi è il Wilbur Smith italiano, quindi assolutamente chiudiamo alla grande questa rassegna di Tempo di Libri. Sì, buonasera a tutti. Sì, certo, è importante perché abbiamo rivalutato e abbiamo messo di nuovo in agibilità la biblioteca, questo piccolo patrimonio che è stato chiuso un anno e mezzo per problemi di lavori, eccetera, e ci è sembrato doveroso, oltre che bello da un punto di vista estetico, che si confà proprio a questa manifestazione, la presentazione dei libri, rivalutare questo luogo così, con questa piccola manifestazione. Ma sì, ho letto altri libri e sicuramente la figura dell'investigatore Bacci Pagano, che finora è stato protagonista dei libri che lui ha pubblicato con Frilli Editori, e il contesto in cui si muove, i vicoli di Genova, sicuramente rendono questa combinazione molto affascinante. Diciamo che sembra che questo libro rappresenti un po' una svolta, quindi cambiata la casa editrice, forse sono cambiati anche gli investigatori, i protagonisti dei libri, quindi siamo qui per sentire.